Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars con il Brawl Talk ai palestelle. Ragazzi, 11 minuti è passato di Brawl Talk. Non perdiamoci in chiacchiere, lo sapete. Il like, l'iscrizione, la campanellina, tutto. Altrimenti non rimanete aggiornati sull'update gigantesco che sta per arrivare. Io parto subito con la reaction nuda, cruda, così tutta sottotitolata in italiano. Vedo già un botto di roba, skin, brawler, cose. Vediamo che cavolo hanno combinato e poi facciamo tutti i ragionamenti del caso. Power League, Hypercharge, cos'è quell'affare lì? Era Baby Shark, ho visto bene. Oh signore. Allora, vediamoci le scenette cringe che già possiamo immaginare come erano vestiti Dani e Marzio nelle miniature. Va bene, abbiamo già analizzato le miniature nel video che è uscito questa mattina. Insomma, ci sono un po' di robe. Sì, è tipo un video montato al contrario, con l'audio al contrario. Va bene. Ok, un po' di cringe pre-Brawl Talk, quello ci vuole sempre, Però non fatela durare tanto sta scena, ne voglio vedere Brawl Talk. Dai, se no 11 minuti di scenette. Ok. Le zanzare? Vedi, allora la teoria dell'altro giorno era giusta. Un brawler zanzara? Epico di nuovo, tra l'altro. Ma com'è di nuovo epico? Ok. Oh. Ma, scusa, quel colpo lì è quello che si era visto in Brawl Together Sviste? Ok. Cos'è? Una zona dove si cura? Ok. È un long, praticamente. Le frecce diventano velenose, ok. Angelo si chiama. Elf Angelo, ok. Va bene. Angelo è stranissimo come nome, perché è il nome originale. Melody. Ok, secondo brawler, ma che cavolo è? È una cantante della Star Park, ok. Raga, per me questa è la mia prima reaction, è tutto nuovo anche per me. Ok, ha tipo queste note che gli girano intorno, anche lei è un long da quello che vedo. Brawler con molta gittata, quindi il meta si sposterà molto con questi brawler. Poi dopo analizziamo tutto, state tranquilli. Ok. Fa tre scatti. Ah, ok. Sembra un po' stu su questa dinamica. Ah, il tastino 3 è proprio sul tasto della ulti. Ok. Ok, questa qua è la sua skin. Va bene. Ok, ci sarà un altro tema. Adesso poi vediamo. Nuovi overdrive. Cordelius. Ok, Buzz, che si era visto questo. È il primo! Cosa fa? Ok. Ok, bella, anche molto interessante. Sprout. BB che è sempre stato in F nelle mie tier list. Aiuto. E questo cos'è? Non ci credo, una modalità che ti fa attivare l'hypercharge sui brawler. Ma cos'è? Ok, bella questa nuova cosa. Bella st'idea. Però è tutto in showdown, spero di no. Le skin Sand of Time. Queste le avevamo spoilerate, ragazzi. Queste le avevamo spoilerate per chi segue il canale. Ok, Shelly molto bella. Cioè, bella, stranissima. Ah, ok, c'ha tre varianti cromatiche, quindi quella del pass. Dynasty Mike si chiama, ok. Ok, questo è l'Edgar di cui abbiamo parlato questa mattina. Caruccio. Questo Surge è molto bello. E finalmente una skin per Chuck, come si deve, che non sia un cambio cromatico. Questa è bella davvero, ragazzi. Sullo scorpione. Line Friend, oddio, no. Oddio. Il cringe del Line Friend. Cos'è sta roba? Queste qua hanno... Saux, cosa c'è scritto? Vabbè, ragazzi, lasciamo perdere questo pacchetto di skin. Ok, queste qua sono le skin Ragnarok. No. Ragazzi, sto vedendo Vikings in questo periodo, non potete capire. Non potete capire. Ma questo qua è il Buzz che ci troveremo nel pass. Voglio quel pass. Loki Chester, bellissimo. No, Odin Cordelius. Shaky Jack. Ma raga, ma io sto volando in questo momento. Sieve Melody, ok. Thor Bibi.
Ma cosa sto vedendo? Ma cosa sono benissime queste skin? Però io voglio vedere la ciccia. Ah, abbiamo le skin Mechas. Ok, c'è Colt. E quello cos'è quell'altro a fare? Leon! Oh, queste qua, ragazzi, qua sparano se... qua ho già capito che il mio portafoglio... Qua ragazzi 300 gemme sicuro, sicuro. Questa cosa qua è la Supercell Make, ma sarà anche questa a 300 gemme, ve lo dico già. Queste skin qua costeranno, sono belle, ma qua c'è da lasciarci giù. No, 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 quante ne hanno messe? E questo cos'è? Sì, però basta skin dopo queste, please. Ok, queste qua sono quelle che avevamo votato. Squeak Note, va bene. Ma cos'è sta roba? Ma cosa sto vedendo? Ma cosa sto vedendo? Primo shark, oddio. Sto volando, ragazzi. Ma cos'è? Cos'è quella fai un trofeo? La modalità dove devi raccogliere i trofei. Ma non mi vorrai dire che in questa modalità fai 11 trofei così? Ma non no, stai scherzando. Cosa, cioè questa qua adesso nella parte di analisi la guardo bene perché... Ma cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? Ok. Allora, devo capire bene, ma c'è praticamente questo TP al centro che se tu ti piazzi sopra ti finisce la partita? Quindi non puoi lasciare il mid scoperto? Ah, quindi è tipo una modalità che ti costringe ad andare al centro, non come la showdown che ti porta a camperare. Cioè, ti lascia camperare, giustamente. Oh, eccolo qua, finalmente! Lega delle stelle! Ok. Cosa sono tutti sti beggini, ste cose fighissime? Livello 9 superiore. Ok. Dalla divisione bronze. Allora, questa parte qua è molto complessa, la voglio vedere con calma, eh. Allora. Ok, hanno rifatto praticamente le varie leghe. Questa qua è la nuova diamante. Ok. Ok, Mythic, Legendary, Masters. Ma che belle sono, tra l'altro, le nuove leghe. Ma che belle sono. Sono tipo come delle cinte. No, voglio capire bene questa parte, ragazzi. Dopo l'analizzo con calma. Non dico niente per ora, perché questa è veramente delicata. Ma guarda che bello. Oh, adesso è indicata la barra. Questa è una cosa fighissima. Prima c'era la barra che si caricava a caso. Ok. New season. Vabbè, qua c'è tutto un rework grafico. Cioè, graficamente, ragazzi, non c'è niente da dire. Vi dico già adesso che è una figata. Però voglio vedere nella pratica cosa hanno fatto, Perché il rework della Power League è uno dei rework più difficili che ci siano da fare su Brawl, ragazzi. È una roba senza un senso. Però secondo me è qualcosa di fatto bene vederlo così. A livello estetico sicuro. Ok. Ho visto che hanno scimmiottato il player tipo che traiarda. Ok. Ok, qua elencano tutti i modificatori che ci saranno. Ma adesso... What? Si rompono i pezzi di mappa così? Ah, ma sono modificatori nuovi, quindi. Non come quelli della CL. Colpi tagliati. Ok. What? Non si può essere stunati? E non si può essere rallentati? Ma che mi stai dicendo? Time Demolition of Ragazzi, a livello... Ma che roba hanno fatto? A livello grafico, anche tutti i beggini delle modalità fatte tutte bene. Oh, ok, sì, il logo si compone. Bellissimo concettualmente come l'hanno fatto. Oh, ok. Qua hanno detto un sacco di cose intelligenti anche. Allora, questa parte qua della PL la voglio vedere con calma, raga, Allora, i ranked, ok. Premio metterà in palio delle personalizzazioni, ok. Quindi qua ci sono tutti quanti i vari premi. Cos'è quella roba? Questi qua sono dei premi che si prendono nella PL. Ok, qua ci sono varie skin. Le skin PL, ok, va bene. Concept, ok. E questi qua sono... Ok, non ho capito bene questa parte, ragazzi. Ok, questo qui è Loki Chester, va bene. Sarà gratuita, quindi niente.
Opzioni d'acquisto, ok. Poi le skin speciali saranno sempre della rotazione. Ah, ok. Cambiano proprio il concetto delle skin di PL. Oh, si beccano gli star drop nella PL anche, bello. And we have a new type of cosmetic reward for your battle card. It'll be applied automatically once you reach a new rank. Bello! Ma in ogni partita c'è quella roba lì. Però scusa, la battle card cambia in base alla fama o in base alla... No, cambia in base alla PL. Quindi è un mix di cose, cioè c'è anche la PL indicata. Cos'è sta roba? L'indicazione di reputazione. Ma cosa mi stai dicendo? Riparte la serie di valutazione dell'account con una roba del genere. Ma dai, ma cosa stai scherzando? Ma seriamente hanno rifatto... Hanno fatto il reporting system, ma hanno detto che non l'avrebbero fatto. Scusa, ma ci hanno preso in giro nel time to explain. Hanno detto che non ci sarebbe stato tempo per fare anche il reporting system. Quindi magari non è completo. Però sembra fatto bene anche quello, regà. Ah, una delle skin viste è in regalo con un giveaway. Quindi ragazzi, quando uscirà questo video ci sarà il mio giveaway sui miei social. Mi raccomando, andatemi a seguire il Linktree, primo link in descrizione, ci sono tutti i link. Ok. Ah, ecco la battle card di cui avevamo parlato nei video. Quindi anche con la fama si personalizza la battle card. Ok, tornano le BSC, anche su questo ci avevamo fatto un video. Bilanciamenti, ho visto Feng e anche lui l'avevamo predictato. Riga, abbiamo fatto un sacco di prediction giuste. Adesso analizziamo tutto quanto con calma perché c'è un botto di roba. Le scenette cringe ovviamente ve le taglio. Sì, ve le taglio. Forse è meglio che ve le taglio. Benissimo, cominciamo con la parte di analisi, con questa bellissima faccia di Marzio. Quando parlano di Angelo, il primo nuovo brawler di questo update, che fa parte del Swamp of Love, che è una sorta, diciamo, di cupido, anche se un po' mixato a una zanzara, quindi un cupido veramente da Swamp of Love. Ama spettegolare sui brawler. Bellissimi questi tratti caratteriali che mettono nei brawler. È un long e più tiene premuto alla mira... più farà danno il colpo, quindi una dinamica simile a quella di Jeannette, ma sui danni, non sulla profondità del colpo. Inoltre può fluttuare sull'acqua, esattamente come Eve, con la sua super crea una piccola area paludosa, questa qua verde che vedete, che danneggia i nemici che ci passano dentro e cura gli alleati che ci passano sopra, appunto. La super rende anche più forte il suo attacco base, anche se mi correggo subito, dalle clip loro non dicono che cura i compagni e in effetti si nota che solo lui viene curato. Questa potrebbe essere una star power, lo scopriremo nel video sneak peek, non dimenticate l'iscrizione per non perdervi nulla. Questa skin Elfa è la skin da 29 gemme, il primo cambio cromatico che avrà. Il secondo brawler invece si chiama Melody ed è un mitico. Io qua di nuovo torno a dire di nuovo un mitico, ma i rari super rari ci ricordiamo che esistono, signori di Brawl Stars, ed è una cantante di karaoke. Non viene specificato di quale trio, quindi potrebbe introdurre un nuovo trio. È molto lunatica da quello che dicono, anche qua bella il tratto caratteriale. Anche lei è un long, ma ogni volta che colpisce un avversario le spunta intorno una nota musicale che comincia a girare e chi le tocca queste note subisce danno, quindi molto simile ad Ambra col suo gadget. Le note scompaiono tutte dopo un po' di tempo, semplicemente, e una volta caricata la sua super può compiere 3 scatti, con i quali sembra fare anche del danno, quindi è una sorta di stu che però fa tanti scatti. Ma attenzione perché non potrete caricare una nuova super, quindi una triade di scatti, finché non avrete utilizzato tutti quelli che avete. Loro stessi dicono che quindi conviene prima circondarsi di note e poi usare tutti gli scatti. Avrà una skin cambiata cromatico da 1000 bling chiamata Sif Melody, che riprende il tema che vedremo poi tra poco. C'è una skin cambio cromatico, c'è poco da dire. Ricapitoliamo anche al volo gli hypercharge. Cordelius col suo rallenta i nemici che porta nel regno delle ombre. Buzz, un po' simile a Edgar, può usare la sua super più volte quando ha l'hypercharge attivo. E il primo estende la sua area di impatto e ha anche una funzione di grab degli avversari anziché di knockback. Questa è la più strana. Belle seguirà l'avversario una volta che lo targetta, cioè si comincia a muovere in simultanea a lui, quindi diventa facilissimo colpirlo in teoria. Vabbè, questo è da provare, eh.
dinamica completamente nuova questa. Sprout con le siepi ora danneggia i nemici invece. E la gomma di Bibi si dividerà dopo aver colpito un nemico. Ma ragazzi, ma questi qua sono gli hyper concept che abbiamo visto nella nostra serie. Cambierà però la sfida per ottenere queste hyper charge. Sarà purtroppo un showdown. E ci saranno praticamente questi simbolini che una volta che li raccogli ti si attiva subito così l'hyper charge. Proprio in un attimo. Ricordate che con la quest si guadagna un hyper charge casuale, non per forza uno di quelli nuovi. E non per forza su un brawler che avete già sbloccato. Sulle skin Sand of Time non mi dilungo perché le avevamo già spoilerate tutte. E io mi domando come è possibile che siano state spoilerate così tante skin, ragazzi, in un colpo solo. Belle quelle di Shelly, che sono cambi cromatici fondamentalmente. Anzi, belle tutte, anche Dynasty Mike, mi piacciono tutte. Edgar, vi ricordo che si potrà vincere col giveaway, che vi dicevo appunto è sui miei social. Probabilmente la mia preferita è Desert Scorpion Chuck, ma probabilmente arriverà anche una top 10 delle skin più belle di questo update, in cui non rientreranno sicuramente queste, che salto piedi pari, ma rientreranno sicuramente queste, le skin Ragnarok. Quindi ci spoilerano il tema del prossimo pass, che avrà questa skin di Buzz bellissima con queste tre varianti cromatiche che devo dire sono tutte veramente belle a sto giro, ragazzi, mi piacciono tutte. Loki Chester sarà la skin della PL di questa season, ma questo lo affrontiamo poi tra poco come discorso. Cordelius, ma di nuovo bellissimo, vabbè. Tutte bellissime, tutte bellissime. Anche Torbibi che ha il martello che era stato spoilerato, molto bello. Sarà una skin da 299 gemme, no? Come saranno skin da 300 gemme anche queste, quella di Leon e di Colt, di cui insomma anche qua ne parleremo. Hanno cambi cromatici di tutto e di più, e poi da queste skin da 300 gemme si passa a queste, le skin più cringe che abbia mai visto. Il Poop Spike penso che sia la regina delle skin cringe, punto. E con questo primo shark chiudo e passiamo oltre. Arriva questa nuova modalità che si chiama fuga coi trofei. Sarà di base come una sopravvivenza, come avete visto prima, ma verranno raccolti anziché i power up i trofei, sempre come si è visto poco fa. Questo era chiaro. Dopo i primi 5 giocatori eliminati nella mappa si attiveranno dei portali, attenzione, quindi quando si rimane in metà, con i quali si potrà fuggire e tenere con sé i trofei raccolti. Il portale non funzionerà da subito, ma bisognerà starci sopra un tot di tempo. La cosa bella è che se killi un player prendi tutti i trofei che ha raccolto, quindi ti porta tanto a pushare questa modalità. Attenzione, perché se nessuno completa l'estrazione prima della fine del match, tutti i player perderanno, non ci sarà nessun vincitore in questa modalità. Questa roba è assurda. L'inizio di fuga dei trofei coinciderà con quello della sabbia del tempo, quindi l'inizio della stagione. Bene, bene, bene. Adesso cominciamo a parlare di Power League però. Power League è morta, fin qua lo sappiamo. Quella che nasce adesso si chiama modalità classificata, che è fondamentalmente la stessa cosa, con un nome diverso. Prima di tutto potrete scegliere solo brawler di livello 9 superiore, questo l'avevamo capito. Quindi non basta aver sbloccato i brawler, ragazzi. Questo aiuterà tanto chi giustamente si trovava in squadra, uno che aveva il brawler di livello 1. Insomma, da bronzo fino a oro, tutti gli scontri sono a eliminazione diretta. Questo l'avevano già detto in Time to Explain. E soprattutto senza draft. Ban e pick, insomma, senza ban e pick. Un po' come fosse un mega pig, per intenderci, come dicono anche qua. Ma dalla divisione diamante fino all'ultima, la divisione campioni, il formato sarà il solito, quello che siamo abituati a vedere. La divisione diamante è accessibile solo se avete almeno 12 brawler a livello 9 o superiore, ragazzi. Qua c'è proprio questa schermata che ti dice porta almeno 12 brawler al 9. Altrimenti non puoi passare di lega. Bella questa cosa. Quindi non è che dici c'ho un brawler al 9, gioco tutta la PL con quello. No, devi avere pure un po' di varietà. Belli sti requisiti di ingresso. Adesso si creeranno tanti giocatori che puntano a migliorarsi per entrare in una lega. Quindi si unisce il player che gioca per progredire anche al player che vuole poi competere un pochettino di più. Bella sta cosa. Poi vabbè, le nuove divisioni sono fantastiche, ragazzi, sono proprio belle, disegnate bene, l'abbiamo già detto. Non ci saranno più pulsanti per giocare da soli o in squadra, attenzione, quindi potrete avviare voi lo scontro da soli, in due, in tre, come vi va, come su Brawl Ladder normale. E se vi ritroverete da soli contro un team, il matchmaking farà in modo di ribilanciare le cose, quindi di non mettervi contro una squadra fortissima, per intenderci. L'esito delle partite sarà più chiaro con questa barra, l'abbiamo già detto ma lo voglio ripetere perché finalmente sta cosa, attenzione. La vostra sottodivisione verrà azzerata completamente a inizio stagione, quindi si riparte sempre da zero. Oh mio Dio. Raga, sta cosa qua per capire se un account è attivo, cioè, è fondamentale. No, 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 raga, torna la serie di reaction agli account, per forza, per forza. Ma ovviamente, ragazzi, ogni inizio season, a seconda di quanto avete pushato, avrete un boost per salire più velocemente dove eravate rimasti, ipotizzo. Ok, bella anche questa idea, per comunque non tenere tutti i player appiccicati.
alle leghe basse. Un po' come avevano fatto su Royale, guarda caso. Vabbè, c'è da dirlo, ragazzi, è così. Anche qua ci saranno modificatori. Ovviamente questa parte qua la salto piedi pari, ragazzi, perché, insomma, le avete viste anche voi. Giustamente, l'obiezione che faccio io in primis e che qua Marzio scimmiotta è... Per competitivi, ragazzi, diranno tutti che i modificatori sono... randomici, appunto, e non sono adatti a una modalità competitiva. Però, a detta loro, sono tutti modificatori che influenzano equamente entrambe le squadre. Questa cosa non lo so. La proveremo, ragazzi, la proveremo. Ci saranno circa 3 modificatori per stagione, ok? Quindi che possono variare, non bisognerà conoscerne 10.000. Questa è una cosa buona, non l'avevo vista prima. Loro molto decisi dicono: tranquilli, noi leggeremo i vostri feedback e se ci sarà da migliorarla, la miglioreremo. Adesso proviamola. Beh, guarda, siete stati onesti, io la provo molto volentieri sta modalità. Allora, questa roba, ragazzi, è un nuovo tipo di star drop, quello della classificata. Ma che figata è! Qua praticamente ci saranno in palio delle personalizzazioni delle stagioni passate, quindi sarà solo di elementi estetici. Però io, domanda, ho tutte le skin della Power League, cosa dovrei fare? Riceverò dei bling, ma io ho anche già fullati bling, cosa dovrei fare, signori di Brawl Stars? Le skin esclusive delle stagioni precedenti, guarda qua, prendono questa concept art, avranno varianti cromatiche. Quindi, boh, posso sbloccare fondamentalmente un sacco di varianti cromatiche. Questa cosa qua, ragazzi, io non l'ho capita. Vabbè, cioè non ce le fanno neanche vedere, stanno aggiungendo tipo un'altra carriola di skin, boh, ok? Finalmente, ragazzi, fixano anche una cosa che ci ha sempre triggerato. La skin della Power League, quando la sblocchi, la sblocchi. Non c'è un'opzione di acquisto, non sblocchi la possibilità di acquistarla. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, l'ho vista adesso, prima non l'avevo notata. Ricordate anche che le season giustamente durano solo un mese, questo si sapeva, me lo ricordiamo. Ecco, vediamo queste card battaglia. Ovviamente, ragazzi, ci sono tutta una serie di personalizzazioni, io spiego di sbloccare queste. E per quanto riguarda le card battaglia, ci sono sia le personalizzazioni che avete visto e sullo sfondo appunto per che si ottengono con la classificata, sia quelle che si ottengono con la fama che vediamo tra poco. Comunque, che toste che sono, guarda, cioè non sono cornici vere e proprie che riempiono tutto il riquadro, ma sono tipo questi beggini in alto. Parliamo delle modifiche al pulsante report. C'è una sorta di indicatore della reputazione che probabilmente più venite segnalati più farà schifo. Questo è proprio uno dei motivi principali per cui vorrei riprendere la serie delle reazioni dell'account, ragazzi. E se esagerate verrete sospesi dalla modalità classificata, cioè quindi un ban parziale del gioco, ma che figata. Però si può anche migliorare la reputazione giocando senza fare porcherie. Bella questa. Bellissimi tasti per indicare, insomma, il report. Quindi ha giocato male, fondamentalmente ha fatto il pagliaccio o ha proprio cheatato. Ma come fai a dire che uno ha cheatato? Cioè, dai, questo tasto qua, il cheating, verrà abusato, secondo me. Però, boh, vediamo. Ah, avremo un massimo di 10 segnalazioni al giorno. Ok, non è che possiamo segnalare gente a caso. Oh, meno male. Sono tante comunque 10, eh. Ci saranno anche delle missioni specifiche per la classificata. Tutto quello che riguarda la personalizzazione della fama, ragazzi, l'hanno lasciato come novità di coda. Cioè, tutto l'hype che si era creato sulla fama è diventato una cosa semplicemente marginale in questo update. È assurda sta cosa, ragazzi. Noi dal 2023 che diciamo, ah, faranno le worker della fama. Novità, praticamente fanalino di coda. Chapeau a questo Brawl Talk. Poi questa cosa qua non l'ho capita, ci sarà un pulsante per valutare le partite. Valutare cosa? I compagni, la modalità, vabbè. Per valutare le partite, se vi siete divertiti, ok. Insomma, questo è tutto per quanto riguarda, ragazzi, il Brawl Talk. Io non dico nulla, lascio parlare voi nei commenti. Noi ci becchiamo prestissimo con gli Sneak Peek e Brawl Sviste. Un saluto. Ciao, belli.